Il test O'Brien, che è specifico delle lesioni dell'arco occipitale, un lavoro del 2005, ha riportato che presenta anche delle utili indicazioni per l'instabilità posteriore. Presenta una alta sensibilità ma una scarsa specificità. In cosa consiste il test O'Brien? Si cerca di portare il movimento di flessione a 90 gradi, intrarotazione e adduzione 10-15 gradi. Chiede al paziente di flettere portando verso l'alto il braccio. Questo tipo di movimento, che è la prima fase del test, dovrebbe provocare dolore o far percepire uno schiocco posteriore a livello della testa omerale verso la rima posteriore della glenoide. Dopo questa prima fase, c'è la seconda fase che sarebbe la componente di attenuazione. Si induce una extrarotazione sempre con 10-15 gradi di adduzione e si ripete la spinta contrastata in flessione. Se in questa seconda valutazione, quindi in extrarotazione, si riduce il dolore e possiamo dare una positività per un'instabilità posteriore se il dolore è percepito prettamente nella parte posteriore della spalla.